Buongiorno, io chiederei intanto a tutti di chiudere i microfoni perché sennò si sentono, diciamo, rumori di fondo ben comprensibili. Partiamo. Abbiamo, sì, tutti dentro, direi. Ok. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Fabio Carlo Ferrari, sono criminologo, responsabile dell'area formazione e ricerca di Aleteia. Questo primo seminario online, a cui ne seguiranno altri, sotto forma di conversazione, fa parte del progetto MedMin Toscana, finanziato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. L'argomento di oggi, è mediazione vittima-reo, significato e senso. Inizieremo con i contributi da parte dell'Accademia e prego tutti i relatori di restare entro i 10 minuti a testa, in modo da poter permettere poi ai partecipanti di fare delle domande alla fine. Prego tutti i partecipanti e anche i relatori, quando non parlano, di silenziare i microfoni e di inviare le domande via chat a Associazione Aleteia. I relatori saranno, iniziando dall'Accademia, come si diceva, la professoressa Grazia Mannozzi, che insegna diritto penale all'Università dell'Insubria. La professoressa Valentina Bonini, sì, che insegna diritto processuale civile all'Università di Pisa. Il professor Giovanni Lodigiani, che insegna giustizia riparativa e mediazione penale all'Università dell'Insubria. Poi, passando alle istituzioni, la dottoressa Anna Mindolea, direttrice USM Toscana e Umbria. Il dottor Filippo Focardi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze. L'avvocato Gianni Lopez del Foro di Firenze. Il dottor Simone Stefani, criminologo, presidente dell'Associazione Aleteia. L'avvocato Laura Basilio, responsabile dell'area mediazione penale di Aleteia. L'avvocato Mimmo Passione del Foro di Firenze. Quindi, come vedete, abbiamo una folta platea di relatori. Però, prima di partire, se riusciamo, abbiamo un saluto da parte dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. I miei saluti a tutti gli organizzatori e partecipanti all'evento di oggi. L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha fra i suoi compiti quello di diffondere la cultura della mediazione. Ed è per questa ragione che abbiamo promosso la giustizia riparativa e la mediazione penale. Lo abbiamo fatto attraverso delle raccomandazioni elaborate con l'ausilio di una commissione appositamente costituita che ha sentito tanti esperti, avvocati, magistrati, assistenti sociali, mediatori. Abbiamo realizzato altresì una mappatura di tutti i centri di mediazione penale collegati a centri di giustizia riparativa. Le raccomandazioni dell'autorità garante hanno la finalità di promuovere una cultura nuova, una cultura diversa. La giustizia penale classica guarda al passato e così facendo cristallizza i fatti e rischia talvolta di cristallizzare le persone. La giustizia riparativa guarda al futuro, restituisce alle persone coinvolte il senso della loro dignità e della loro unicità, consente alla vittima di avere uno spazio di riconoscimento della propria sofferenza e anche uno spazio di ascolto e così facendo guarda al futuro e dà una seconda prospettiva, una seconda opportunità ai ragazzi minorenni autori di reato.
Ecco, passare da un'idea di responsabilità per qualcosa che si è commesso a una responsabilità nei confronti di qualcuno significa valorizzare l'importanza delle relazioni, dei rapporti fra le persone. La commissione del reato è la rottura del rapporto di fiducia che dovrebbe esistere all'interno di una comunità e quando qualcosa si rompe, in questo caso si è rotta la fiducia. Due sono le possibilità, o si butta via o si prova a riparare. L'autorità garante crede nella riparazione, crede nella possibilità per i ragazzi, autori di reato, di una seconda opportunità, di una seconda possibilità e crede che la mediazione penale offra uno spazio di riconoscimento per la vittima che nel sistema penale classico rischia di essere compresso. Ecco la ragione per la quale promuoviamo i principi della giustizia riparativa. Un saluto a tutti voi. Bene, professoressa Mannozzi, prego. Microfono. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per questo invito e ho ascoltato con grande attenzione il messaggio, della Garante. Allora, ho colto, alcuni termini che mi sembra ricorrano con particolare frequenza, e cioè futuro, prospettiva, opportunità, seconda possibilità, dai quali si fa derivare la necessità di valorizzare l'importanza delle relazioni e di riparare in qualche misura le relazioni o ciò che si è lacerato dal conflitto. Stiamo parlando di significato e senso, della mediazione in ambito minorile. Proviamo a scindere, diciamo, questi due termini e cercare di attribuire a ciascuno un valore nell'ambito, appunto, della prospettiva più ampia della giustizia riparativa applicata in ambito minorile. Che significato può avere una mediazione reo vittima o un percorso di giustizia riparativa in ambito minorile? Allora, il primo significato, quello che deriva anche dalle fonti sovranazionali e da una letteratura ormai ampia in materia, direi sterminata in tutte le lingue del mondo, è quello di conflict handling, la gestione di un conflitto. E questo però è anche il primo senso profondo della giustizia riparativa, cioè il prendersi cura del conflitto. Ma qui già vedrei un'ambiguità semantica, perché quando noi parliamo di conflitto, abbiamo in mente, una dinamica oppositiva tra due persone che sono sostanzialmente collocate su un piano di parità. Ecco, io credo che occorra fare molta attenzione anche all'uso di un termine che può sembrare innocuo, ma che non è neutro, perché non sempre siamo in presenza di conflitti e anche in presenza di autori o vittime minorenni, anche con dinamiche incrociate, ci sono delle situazioni in cui la violenza irrompe unilateralmente nella vita di un'altra persona. E allora parlare di conflitto è un pochino più delicato perché si rischia di misconoscere o di, come dire, coprire una dinamica violenta o aggressiva che è tendenzialmente unilaterale. Nei percorsi di giustizia riparativa occorre fare una grande attenzione a distinguere conflitti, che vanno gestiti con determinate, come dire, modalità di cura, e dinamiche violente che richiedono tutta una serie di cautele, anche di protezioni e di garanzie per evitare che la vittima possa essere esposta a vittimizzazione secondaria, ripetuta, intimidazioni o ritorsioni. Ritorniamo alla nostra prospettiva e lavoriamo in parallelo su significato e senso. Quale altro significato, oltre appunto alla gestione del conflitto, può avere un percorso di restorative justice in ambito minorile? Proprio in questo contesto emerge in modo netto la funzione di tecnica di diversion. Alla base c'è la necessità di allontanare il più possibile il minorenne dal circuito penale penitenziario che ha inevitabili effetti di desocializzazione e di stigmatizzazione.
gli studi di Uberto Gatto, cioè le indagini longitudinali fatte rispetto a minorenni che hanno ricevuto una risposta punitiva, che hanno ricevuto una risposta con una sanzione non custodiale o che non sono mai stati scoperti, dimostrano chiaramente che quanto meno si interviene, tanto più si riesce ad evitare il radicamento di carriere criminali. Quindi, incoraggiare percorsi di giustizia riparativa significa scegliere una strada di diversion che tenga conto sia dei bisogni educativi del minorenne, ma anche delle necessità delle vittime, proprio perché la giustizia riparativa è prevalentemente orientata alla vittima, anche se la raccomandazione del 2018 richiede questo bilanciamento tra le esigenze della vittima e le esigenze del reo. E qui veniamo appunto al risvolto della cura delle vittime. Ne è stato parlato nei saluti e nel discorso introduttivo. In questa cura, prendersi cura delle vittime, sta proprio il senso dei percorsi di giustizia riparativa, quindi non il contenuto espressivo, l'interpretazione di questi percorsi, ma il significato profondo. Allora, mi sembra importante, quando si fa un discorso di senso, capire a quale bisogno risponde un percorso restorative. A me sembra che in primo luogo si possa sottolineare, ma questo emerge anche da fonti sovranazionali, questa necessità di cura del risvolto emozionale dell'offesa. A me sembra che il sistema penale non sia adeguatamente strutturato e preparato per gestire il profilo emozionale dell'offesa perché è preoccupato in via prioritaria o esclusiva a valutare il comportamento dell'autore del reato per applicare una sanzione che per gli adulti è tipicamente ritorsiva, per i minorenni si costruisce come percorso progettuale. Ma nelle sue strutture, nel suo DNA, il diritto penale, il sistema penale è uno strumento reattivo dotato della massima forza coercitiva tra tutti i meccanismi di diritto pubblico ed è uno strumento sempre intrinsecamente valutativo, quindi non solo valuta e riconosce i beni giuridici da proteggere, ma valuta le persone che violano le norme a tutela dei beni giuridici e applica modelli sanzionatori stigmatizzanti già a partire dal segmento, diciamo, delle indagini e processuali. Allora, il senso di percorsi di giustizia riparativa in ambito minorile è quello di superare questo approccio tradizionalmente ritorsivo che ci portiamo dietro da più di 2000 anni e andare a lavorare su una progettualità che si prende cura delle emozioni e che schiude possibilità di futuro. A me sembra che questo sia forse uno degli aspetti più interessanti perché la commissione di un reato e quindi il conflitto che può averla originata o il conflitto che si crea dopo o la violenza espressa unilateralmente rendono sempre come estremamente fragile il bene della fiducia. Quello che salta immediatamente è appunto la fiducia tra le persone che sono interessate da un conflitto o da un reato. E allora da questo punto di vista, un percorso di giustizia riparativa che va a lavorare su dinamiche fiduciali che sceglie una modalità, incoraggia una modalità riparativa che fa sentire un po' più sicure le vittime di reato e meno, come dire, stigmatizzato e rimproverato l'autore, perché comunque ha posto in essere un gesto di rispetto o di riparazione, possa essere quello che meglio esprime appunto il senso di un percorso di giustizia riparativa. Ecco, io per ora mi fermerei qui, mi sembra appunto di aver gestito questo primo giro nei minuti a me dedicati con alcuni flash che senza pretesa di completezza restituiscono quelli che per me sono i significati restorative. Non da ultimo la citazione d'obbligo è contenuta anche nel volumetto appunto del Garante, riferimento alla Convenzione di New York. Ecco, secondo me proprio da questo articolo 29 si percepisce l'importanza della cura e della presa in carico dei bisogni e delle emozioni. Grazie. Grazie, grazie professoressa Mannozzi, grazie per gli stimoli e anche per il rispetto dei tempi. Andiamo avanti, professoressa Valentina Bonini. Prego.
Sì, grazie, grazie ad Aleteia per l'occasione di riflettere insieme su questi temi e soprattutto per farlo in modo così aperto che supera a volte quello steccato nel quale siamo rinchiusi e che fa sì che si parli solamente un po' fra di noi di questi temi, no? Tramite cui siamo più affezionati. Invece credo che anche sul piano culturale queste occasioni siano estremamente importanti. Grazie a Mannozzi da par suo ha in poche battute davvero individuato quelli che sono i profili essenziali del tema che siamo chiamati a cui siamo chiamati a guardare, parlando appunto del significato e del senso della mediazione reo-vittima, dall'angolo di visuale del processualista e della processual penalista, quale sono io, interrogarsi sul significato e sul senso della mediazione penale, significa partire appunto da un dato che è stato ben identificato sin qua, che è quello del profondo, radicale, evidentissimo cambio di paradigma a cui si assiste, no? Quando si passa dalla giustizia tradizionale, ritorsiva, come ha detto Grazia Mannozzi, alla giustizia riparativa che trova il suo strumento più iconico nella mediazione penale. Ed è un cambio di paradigma che ancora oggi, guardando al di fuori, dall'area della giustizia minorile, fa grande fatica ad essere non solo praticato ma anche percepito. E quindi credo che l'esperienza maturata appunto all'interno della giurisdizione minorile sia un'esperienza particolarmente preziosa. Del resto, appunto, il passaggio è appunto un passaggio estremamente difficile per chi è abituato a cimentarsi con l'ordinario strumentario della giustizia penale. La giustizia penale, il processo penale nella sua dimensione tradizionale, il luogo nel quale l'autorità statale si confronta, anzi direi si scontra utilizzando il massimo dei suoi poteri coercitivi con i diritti di libertà della persona. E di questo scontro tra autorità e diritti di libertà l'intero processo penale è permeato. E da qui quindi un processo che è il luogo delle garanzie per ribilanciare appunto lo strapotere della pubblica autorità, che è un luogo di accertamento, con un accertamento mirato dei fatti, delle responsabilità, un ambito oggettivo appunto molto circoscritto attraverso il metodo dialettico che riposa sfruttandola su questa naturale fortissima contrapposizione appunto tra parti contrapposte. Quando volgiamo lo sguardo alla giustizia riparativa, siamo chiamati a liberarci da tutti questi profili paradigmatici della giustizia penale ordinaria, perché la mediazione, la giustizia riparativa rappresenta in realtà, lo ha detto bene Grazia, un luogo nel quale si incontrano i protagonisti di un conflitto che, a differenza di quel rapporto così verticalizzato tra autorità dello Stato che esercita la potestà punitiva e l'imputato, qui si collocano su un piano di tendenziale parità. Se il processo penale è il luogo delle garanzie, dunque anche il luogo delle forme che devono presidiare quelle garanzie, la mediazione, la giustizia riparativa è un luogo informale che mal sopporta di essere imbrigliata in cadenze predeterminate. Se il processo penale è il luogo di accertamento dei fatti e delle responsabilità, qua ci liberiamo di ogni esigenza, afflato di accertamento per sostituirla piuttosto con le esigenze di riconoscimento, un riconoscimento dell'altro, un riconoscimento del ruolo che ciascuno ha avuto all'interno del conflitto, un riconoscimento dell'offesa. Incontrarsi per l'appunto anche nella norma violata che ha dato origine al conflitto.
E da ultimo, non è un cambio da poco, laddove nel processo penale appunto la naturale contrapposizione dà vita al metodo dialettico che vive dello scontro e si nutre della conflittualità tra le parti contrapposte, invece nell'ambito della mediazione e della giustizia riparativa la dialettica si sostituisce, viene sostituita con il dialogo e con il metodo dialogico. Quindi un cambiamento così radicale del modo di fare giustizia che esige inevitabilmente anche un cambiamento di carattere culturale. Il passaggio dallo scontro tra posizioni contrapposte all'incontro tra posizioni che invece devono convergere, il passaggio dal metodo dialettico a un metodo dialogico individua e si accompagna anche appunto con un senso diverso, un significato diverso del fare giustizia, perché la direzione nella quale si guarda muta. Non c'è più la necessità nel processo appunto di procedere ad un accertamento il migliore, il più approfondito possibile dei fatti e delle responsabilità, perché nella prospettiva riparativa ci si libera appunto di questa approccio ritorsivo, per recuperare le parole di Grazia Mannozzi. Tutto questo implica appunto un cambiamento culturale che deve essere praticato dal giurista in genere, dall'operatore del processo, ma a ben vedere da tutti i consociati che a vario titolo poi si interfacciano con la giustizia penale. E è un cambiamento di paradigma, è un cambiamento culturale che deve andare, ovvio, nella direzione in realtà di un ampliamento degli orizzonti culturali. Non saremo mai chiamati a sostituire il paradigma tipico della giustizia penale, liberandoci di quelle che sono le strutture, penso solo ai presidi di garanzia, per sostituirli appunto ab initio con un altro modo di fare giustizia. Ma bisogna imparare non solo ad utilizzare questi strumenti, ma anche ad avere la sensibilità per cogliere, per l'appunto, le occasioni in cui questi strumenti possono essere praticati. È per questo che sono così preziose, no? Per tutte queste occasioni di disseminazione, al fine di non solo informare, ma anche sensibilizzare appunto le persone tutte al valore e alle potenzialità straordinarie delle pratiche riparative. È essenziale, parimenti, un percorso formativo che impari non solo a conoscere per l'appunto quelli che sono gli strumenti normativi offerti, ma anche a riconoscere in concreto la ricorrenza delle condizioni per muoversi, lasciando, diciamo, il binario della giustizia ordinaria, per muoversi verso le pratiche riparative e utilizzando quindi una sensibilità e anche strumenti apparentemente analoghi in modo diverso. Nell'occasione in cui fu presentato appunto questo libro reso conto dell'attività della commissione nominata dall'autorità garante, in un bel convegno che si è tenuto a Roma lo scorso anno, la garante Filomena Albano ha recuperato fra l'altro una considerazione che c'è anche nell'introduzione di questo libro, dove ripercorre il diverso valore, ad esempio, del silenzio nelle pratiche riparative rispetto al valore che il silenzio ha nel processo. Ecco, il silenzio, così come l'ascolto, così come la narrazione, sono attività che possono calarsi all'interno di un processo ordinario, di un processo penale ordinario o di una pratica riparativa, ma il significato, il senso che assumono nell'uno e nell'altro sono diversissimi, sia da un punto di vista normativo, sia per il valore che hanno all'interno di quel segmento, di quel percorso, di quella fase. Così il silenzio nel processo penale o è l'esercizio di un diritto da parte dell'imputato
oppure è, laddove praticato dal testimone, un elemento al quale le parti, pubblico ministero, il difensore, ma financo lo stesso giudice, guardano rilevando un momento di criticità. Il silenzio può nascondere un'indecisione, un vuoto di memoria, smascherando una conoscenza deficitaria da parte del test, e dunque è uno di quegli elementi che vengono di abilità di un test. Tutt'altro valore ha all'interno di un percorso riparativo, dove il silenzio, per recuperare le parole appunto di Filomena Albano, non è un vuoto, ma è un pieno altro, è anch'esso un modo per rendere partecipe o partecipare a questo percorso di riconoscimento dell'altro, perché il silenzio può esprimere in verità quello che è il dolore, il vissuto, il sofferto e quant'altro, e dunque ha un valore, è un significante all'interno di quel percorso. E così pure per la narrazione che nel processo penale è individuata nella testimonianza, pensiamo alla narrazione che ci rende una vittima, che per l'appunto è convocata come testimone, sulla quale dunque incombono degli obblighi, l'obbligo di presentarsi, di rispondere secondo verità, e di introdurre solamente una narrazione che è funzionale a quell'accertamento dei fatti e delle responsabilità che è tipico del processo penale. Laddove la vittima introduca qualcosa che va oltre questo fotogramma, l'oggetto di prova rilevante, quindi circoscritto dal tema dell'imputazione, viene fermata. Non ha la possibilità di inserire una narrazione di quella che è il contorno, no? Il vissuto, il contesto relazionale, familiare, sociale, nel quale è maturato l'offesa ed è maturata quella ferita. È come a dire che il processo penale si interessa solo appunto di un fotogramma, di una porzione, di una condotta che è quella penalmente rilevante, ma lascia e vuole lasciare al di fuori del proprio percorso ricostruttivo e di conoscenza la vita all'interno della quale poi è stato scattato quel fotogramma, mentre i percorsi di giustizia riparativa estendono per l'appunto quello che è l'oggetto, il piano di interesse anche a quello che è il contesto personale, e da qui verosimilmente anche la maggiore contiguità, no, del percorsi di giustizia riparativa e della mediazione a un settore della giurisdizione come quello della giustizia penale minorile, dove accanto e oltre al tradizionale giudizio sul fatto e sulla responsabilità vi è quell'attenzione, quell'afflato personologico che di per sé apre per l'appunto l'oggetto del processo anche alla vita dei protagonisti della vicenda penale, creando per l'appunto un terreno fertile per l'ingresso delle pratiche riparative. Pratiche riparative alle quali, ma ora ho già preso forse troppo spazio su questo, magari ritorniamo, sul piano normativo ormai anche la disciplina codicistica e extracodicistica che guarda l'imputato adulto in realtà ha molti, sul piano numerico, trova molti riferimenti normativi atti a veicolare anche all'interno della giustizia appunto penale a carico dell'imputato adulto delle pratiche riparative. Forse è proprio l'ostacolo di carattere culturale, credo, quello che ad oggi frena di più questa contaminazione rispetto anche alla giustizia degli adulti. Benissimo, grazie professoressa Bonini, grazie anche ai suoi stimoli. Vi ricordo che dobbiamo chiudere per le 16, quindi rinnovo il mio invito, la mia preghiera a restare nei tempi. Professor Giovanni Lodigiani, prego. Il microfono.
Mi sentite? Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso perché da povero umanista che ha a che fare con due lingue che mediamente parlando sono ritenute morte, io pronuncio aletheia, verità, e non la aletheia, mi scuso in anticipo. Proprio perché appunto la consapevolezza, ecco, della ricerca della verità, che ha diversi corollari, è uno dei compiti dell'uomo. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Innanzitutto il senso della mediazione. Pronto? Prego. Sì, grazie. Il senso della mediazione. In questo primo giro, così mi parlo di capire, mi proporrei alcuni, diciamo, tra virgolette, giochi di parole. Nella mediazione, a volte, quando si fanno le simulazioni, ci sono i giochi di ruolo. Mi viene da proporre dei giochi di parole, cioè minore e maggiore, riferito alla persona, dove il maggiore immediatamente è colui che è capace di consapevolezza soprattutto della sua libertà e di conseguenza di responsabilità per gli atti che pone. Minore, chi è il minore? Il minore non è semplicemente colui che è un po' meno del maggiore, ma nell'immaginario collettivo il minore è ritenuto un immaturo, un acerbo, cioè è ritenuto uno che si sta appunto, tra virgolette, facendo, è in una sorta di autopoiesi del suo essere personale e di conseguenza può anche commettere quello che è un errore rilevante, ma finché fa smarrire qualcosa in casa sua non succede nulla. Quando commette delle azioni nelle quali la comunità non si ritrova, appunto le qualifica come reato, ecco che scattano altri presidi di tutela della comunità stessa. Il senso, quindi, cos'è il senso per in sé e cos'è il senso per il minore? Il senso, nella sua etimologia, il senso è il percepire. Infatti, nella dinamica della mediazione, il sentito, come participio del verbo sentire, il participio basato del verbo sentire, è qualcosa di essenziale, il sentito, perché da lì l'essere umano inizia il suo cammino. Dal senso, cioè dal percepire, che cosa deve percepire, che cosa è chiamato a percepire? Facendo riferimento a quello che è la dinamica macro onnisciente, potremmo dire che c'è immediatamente di mezzo appunto il bene e il male. Ma uno farebbe ritornare, soprattutto gli adolescenti fanno ritornare la domanda sull'autorità che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male. E in ultima analisi, quello che in mediazione, soprattutto in mediazione minorile, i cammini di mediazione sono chiamati a far percepire all'adolescente, a far percepire al minore, appunto, è questo fatto, cioè che è lui stesso l'autorità su ciò che è bene e ciò che è male, comprendendo immediatamente se stesso come bene, come valore, ovvero comprendere se stesso nel suo valere, e proprio perché vale, allora gli si riconosce valore. Nel pensiero kantiano, l'essere umano è sempre un fine, ma è un mezzo, perché non è ritenuta una cosa che si può quantificare, ma è ritenuta appunto una essenziale qualità. E ciò che ha qualità non si può immediatamente prezzare, non è prezzabile, ma è apprezzabile, appunto. Quindi il valore ha come riflesso nel senso la percezione appunto della onorabilità,
la persona, il minore, è chiamato a fare questo percorso, il minore, ma l'uomo in stesso, ecco, quando si sta costruendo, come dicevamo, in questa fase dove c'è una eccedenza di autopoiesi della persona, dell'adolescente, del minore, il valore deve essere, dove il deve non è un must, ma è un raggiungimento di una meta, cioè la meta si raggiunge quando il valore è concepito, è preso, è sentito come onorabilità della persona e onorabilità della comunità a cui si appartiene. Questo richiede, esige, per riprendere anche le parole di Grazia e le parole della collega che ha preceduto, occorre affinare la sensibilità. Come si muove un ambito culturale? Si muove affinando la sensibilità, perché se la dimensione processuale cristallizza l'atto quasi staccandola dalla persona e rendendo la persona atomizzabile, il percorso di giustizia riparativa, nella fattispecie del suo strumento cardine, la mediazione, con la valorizzazione del tempo, non inteso come cronos, quindi quantificabile, ma inteso come kairos, come evento, che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che la persona non è semplicemente la somma dei suoi atti, non è riducibile alla somma dei suoi atti, è molto di più, è questa qualità che si riconosce in anticipo come eccedenza e quindi quell'atto è chiamato a rientrare e quell'atto è chiamato a compiere una metamorfosi per diventare da un atto non riconosciuto o riconosciuto come lacerante, e lacerante in modo particolare la fiducia in una comunità, come atto che è prima di tutto una costruzione su se stessi, che diventa un atto che costruendo se stessi costruisce la comunità. Per il minore la corda della libertà è una corda estremamente sensibile, quindi occorre passare dal voglio perché sono libero e quindi faccio quello che voglio, al sono libero perché voglio e quindi voglio costruire, voglio muovermi, evitando quel momento dialettico per andare verso quel momento dialogico. Mi fermerei qui. Benissimo, professor Lobigiani, grazie mille. Con tutti questi contributi poi faremo una pubblicazione alla fine dei tre seminari. Quindi poi vi chiederemo di mandarci il vostro contributo per provare a costruire un documento collettivo. Passiamo dunque alle istituzioni. Dottoressa Amendolea, prego. Non la vedo e non la sento. Eccomi. Prego. Allora, buonasera a tutti e grazie mille per questo invito e soprattutto sono molto contenta degli interventi che mi hanno preceduto, dei professori Mazzoni, Bonini e Lodigiani, perché praticamente hanno centrato tutta una serie di riflessioni, di elementi che mi appartengono profondamente. È dal 1991 che lavoro per la giustizia minorile, quindi sono un po' di anni, e sentire questi concetti espressi nuovamente e in maniera sintetica, perché comunque la sintesi è a mio modesto parere è un elemento molto importante, e con delle sollecitazioni, delle riflessioni che accomunano anche quello che io in tutti questi anni ho maturato nell'esperienza sia ovviamente teorica che nell'operatività quotidiana, mi trovano perfettamente d'accordo. E anche perché se noi andiamo a cercare il senso e il significato della mediazione penale o più ampiamente quello della giustizia riparativa, come ho già potuto dire in tantissime altre occasioni, sostanzialmente nasce questo, la giustizia riparativa col DPR 448 dell'88 e col decreto di attuazione 272 dell'89.
Infatti noi è da quegli anni che lavoriamo su queste tematiche. Ci sono stati dei convegni importanti, fondamentali, nel 1998, che più volte ho citato, in altre occasioni di questo tipo di interventi. E da allora noi abbiamo portato avanti come servizi minorili, servizio sociale nello specifico, tantissime esperienze di giustizia riparativa in senso stretto e in senso, diciamo, un po' più ampio, proprio perché crediamo nel senso e nel significato di quella che è la giustizia riparativa. I servizi sociali con questo tipo di concetto nascono praticamente appunto col 448 dell'88. E anche se con diciamo nella concezione di una giustizia riparativa in senso ampio, noi abbiamo lavorato principalmente in base anche all'articolo 28 del 448 e il 27 del 27 dell'89 nella messa alla prova nell'ambito della riconciliazione della reo con la vittima. Noi abbiamo lavorato sostanzialmente nell'ambito delle comunità di appartenenza, cercando di lavorare per il cambiamento culturale a cui tanto vorremmo arrivare, e sono tantissime le esperienze che comunque noi abbiamo portato avanti in tutti questi anni come azione del ragazzo. Noi chiamiamo ragazzi giovani adulti perché ormai noi abbiamo fino a 25 anni, quindi non sono più minori, come diceva anche il professor Lodigiani, ma sono giovani adulti, anche se l'età principale dei ragazzi che entrano nel circuito penale è 16-17 anni. Detto questo, noi abbiamo lavorato proprio della ricomposizione del conflitto, soprattutto del minore, della famiglia con la comunità di appartenenza, attraverso tutta una serie di esperienze che sono innumerevoli, non le sto a ricordare tutte, ma sono state importantissime per far sì di promuovere quella destigmatizzazione del minore e anche della famiglia nell'ambito del proprio contesto di appartenenza, anche con lo svolgimento di quelle che sono chiamate le attività di utilità sociale. E abbiamo realizzato tantissime esperienze, che è quello del gruppo con le famiglie, il gruppo Family Roots, che lavora proprio con le famiglie dei minori autori di reato. Ci sono delle progettualità specifiche, ci sono delle metodologie specifiche rispetto alle quali ovviamente non è questo il contesto. Più strettamente, per quanto riguarda la mediazione penale in senso stretto, le esperienze si sono diciamo affinate nel corso degli anni. Sono state delle esperienze che riguardano la fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, per arrivare poi in maniera molto veloce negli anni più recenti con la sperimentazione di un progetto specifico con l'associazione Aletheia, con il Tribunale e con la Procura, rispetto alla cui esperienza ci sono ovviamente state degli elementi positivi, rispetto alle quali comunque ora andremo, grazie al fatto che il Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità ha finanziato anche per il prossimo futuro un progetto specifico, rispetto al quale potremo affinare quelle che possono essere le procedure di collaborazione con l'autorità giudiziaria rispetto alla mediazione penale in senso stretto. E uno degli elementi particolari è sia rispetto a tutti i territori, perché come voi sapete l'ufficio di servizio sociale per i minorenni è per la Toscana con sede in Firenze, per cui noi lavoriamo su tutta la Toscana, quindi la mediazione penale o il penale minorile non è solo Firenze, ma è tutta la Toscana, e soprattutto con i ragazzi che sono a piede libero o che sono in messa alla prova. Per cui se su 850 minori e giovani che noi prendiamo in carico come media ogni anno, sui 300 sono in messa alla prova, e all'interno dei percorsi di messa alla prova noi lavoriamo nello specifico anche per appunto le attività di riconciliazione
con la vittima in maniera simbolica, non specificatamente con la mediazione penale, rispetto alla quale noi lavoriamo perché la mediazione penale ovviamente non sia all'interno del processo penale, ma che sia anche svincolata dal percorso penale che il ragazzo svolge. E un altro elemento che è importante, sempre toccato dal professor Lodigiani, è la questione tempo, perché è vero, la ricomposizione del conflitto, della lacerazione che avviene, però noi come servizio penale minorile andiamo principalmente a intervenire dopo molto tempo dalla commissione del reato, per cui ci fossero effettivamente dei percorsi, e sono state fatte appunto delle sperimentazioni proprio staccate dal processo penale, questo porterebbe ad altre appunto procedure, altri percorsi rispetto alle quali potremo poi arrivare magari anche al processo penale, e i ragazzi hanno già fatto un tipo di percorso specifico di mediazione. E quindi la domanda era il senso, il significato, siccome io penso che abbia un significato fondamentale tutto il percorso della mediazione penale, bisogna andare però a capire qual è il senso non solo per noi operatori, ma soprattutto il senso oggettivo, soggettivo e collettivo. Perché rispetto a questo noi sappiamo bene che ci sono delle rappresentazioni collettive che non amano questo tipo di percorsi, di procedimenti rispetto anche al tutto, al nostro, alla nostra operatività e al nostro lavoro quotidiano con questi giovani. Io mi fermerei qui e lascerei spazio alle domande, perché ecco, ritengo che lasciare spazio agli altri anche per. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Mindolea. Poi vedremo di tornare su questi temi. Concludiamo almeno il primo giro con i relatori. Dottor Focardi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze. Prego. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Anche io cercherò di essere breve per lasciare quanto più spazio possibile poi ad eventuali domande, e senza cercare di sovrapporre gli interventi che sono già fatti. La mediazione penale, tocca proprio uno dei gangli del nostro sistema, come aveva ben evidenziato la dottoressa Mindolè, come aveva ben evidenziato il professor Lodigiani. In particolare direi che tutto si fonda su una serie di messaggi che si danno al minore e che sono sostanzialmente sbagliati. Il primo è che il conflitto è una cosa negativa, cioè che litigano solo gli stupidi. In realtà non è così, tutte le persone litigano e il conflitto è parte della vita delle persone, quindi noi dovremmo educare, come diceva anche il garante Albano, a prendersi cura del conflitto, non ovviamente a coltivarlo e farlo crescere, ma a farle prendere cognizione del fatto che i conflitti devono essere gestiti in prima battuta dalle persone che lo riguardano. Invece i messaggi che si danno di solito ai bambini è semplicemente non litigate, d'accordo? Non litigate, non dovete litigare perché litigare è male, e non andate a scoprire perché litigate e cercare di risolvere i vostri litigi. Il secondo messaggio sbagliato è di ordine prettamente culturale, è quello secondo cui i minori non sono sostanzialmente soggetti di diritto, cioè noi partiamo da un'impostazione che è quella del codice civile, ormai ampiamente superata, ma che tra il figlio e il cane c'è sostanzialmente poca differenza, cioè lo devo proteggere, sono responsabile dei danni che fa agli altri. E quindi è un atteggiamento in entrambi i casi assolutamente deresponsabilizzante nei confronti dei minori, che poi si trovano quindi improvvisamente a essere chiamati responsabili davanti al giudice penale e si trovano nudi. Noi abbiamo ragazzi che sostanzialmente dicono: ma fino a ieri io non ero nulla e ora invece sono io che siedo sul banco degli imputati. Quindi come se scoprissero questa loro responsabilità soltanto quando, per usare termini impropri, l'hanno fatta
troppo grossa o sono stati scoperti, non sempre le due cose coincidono. E questo porta anche un ulteriore effetto, cioè che detto, neppure l'altro, quindi questa completa deresponsabilizzazione, depersonificazione, spersonificazione della vittima, che è una costante dei reati nei confronti da parte dei minorenni, cioè i minorenni ovviamente commettono i loro reati in ambiti sociali tutto sommato ristretti e quindi se nei confronti dei maggiorenni ci sono tutta una serie di reati, quali la corruzione, gli abusi edilizi, i rifiuti, faccio per dire che sostanzialmente rendono la vittima oggettivamente spersonificata, invece i minori rubano i motorini, commettono violenze di tipo fisico, violenze sessuali e quindi sempre nei confronti, bene o male, di un soggetto determinato. Ecco, quindi il primo luogo del sistema penale, processuale penale, in particolare anche attraverso il sistema del servizio sociale minorile, è quello di riportare il minore, come diceva giustamente il professor Lodigiani, al centro, di responsabilizzarlo, di farne una persona e tra l'altro l'articolo 1,2 del codice di procedura penale minorile specifica appunto che è compito del giudice schiarire al minore il significato delle attività che si compiono e il valore anche etico-sociale delle decisioni, proprio perché il minore deve essere posto al centro del processo e il modo fondamentale per metterlo al centro del processo è quello di metterlo in contatto, in rapporto con la propria vittima. Ecco, però se questo vale in generale per la giustizia riparativa, discorso parzialmente diverso deve essere fatto per il concetto di mediazione. E questo per tutta una serie di motivi che rendono difficoltoso o comunque non direttamente proficuo sempre e comunque, nonostante le mie premesse, il coinvolgimento della vittima in un percorso di mediazione. Purtroppo non si sente. Gli episodi di bullismo può darsi che tutto vogliono fuorché essere messi in contatto con la vittima, vogliono dimenticare, credono addirittura che dottor Focardi, purtroppo non la sentiamo più. Microfono. Eccomi. Dove eravamo rimasti? All'ipotesi della mediazione in senso... Perfetto, perché la mia connessione, ovviamente, essendo ministeriale, è ballerina. Quindi il primo è il discorso di tutela della persona offesa. L'altro aspetto è quello un po' dei tempi del processo. La mediazione ha dei tempi di maturazione, di approfondimento che mal si conciliano con i termini che stanno diventando l'avvocato passione, me ne darà anche l'avvocato Lopez, me ne daranno ragione su questo, diventano sempre più stringenti. Ci sono termini per le indagini, insomma i processi si vuole che vadano comunque avanti. E quindi, nonostante l'attenzione che noi abbiamo nei processi per i minorenni, però ci sono delle cadenze temporali che sono da rispettare. Tanto più che è necessario anche fare processi in tempi brevi per evitare di processare un 21enne o un 22enne, come di solito accade. Ora, anche con la dottoressa Mendolea siamo rimasti d'accordo con una presente situazione che la Procura cercherà di coinvolgere l'USM quanto prima, proprio se possibile, in queste ottiche. Il terzo aspetto che rende difficoltosa la mediazione è che molto spesso proprio quella, cioè l'attività criminosa, si rivolge nei confronti di vittime
spersonalizzate, ma perché è proprio la rabbia del minore ad essere spersonalizzata. Cioè il minore che ricetta telefoni, ruba motorini e quant'altro, metterlo in rapporto, in relazione con l'autore del suo furto può essere utile, ma in realtà, siccome noi ci occupiamo del disagio e del rapporto, non sempre il disagio è un disagio relazionale con la vittima del reato, ma le cause del disagio devono essere trovate in altri ambiti. Cioè un disagio familiare sfocia in reati nei confronti della comunità, e quindi dico, non sempre può essere funzionale questa attività nell'ottica proprio di recupero dell'autore del reato. Ciò non toglie, ripeto, che al di là di queste criticità che limitano l'esperibilità della mediazione, ci sono una serie di ambiti che sono comunque molto importanti in cui la mediazione ha degli spazi di attività e che sicuramente devono essere quanto più possibile favoriti. Io credo che intervenire, e qui chiudo, dal punto di vista meramente tecnico-processuale, che l'istituto di elezione per quanto concerne l'esito positivo della mediazione è quello della irrilevanza penale del fatto. Cioè possiamo arrivare alla conclusione che proprio la circostanza che l'offesa data dal reato, che è un'offesa nei confronti dello Stato, ma che nel caso di specie, per quel caso particolare, è una crisi di rapporti con un soggetto determinato, che questa offesa sia stata completamente rimarginata, rende le esigenze di punizione sicuramente recessive rispetto al ristabilimento del rapporto di fiducia, come è stato eccellentemente detto, tra vittima ed autore del reato, e quindi assolve alle esigenze di rieducazione del reo. Mentre la vedo più problematico nell'ambito di un percorso di messa alla prova, sia per i tempi, che da questo punto di vista sono stringenti, sia perché la messa alla prova deve poter prescindere, diciamo così, dalla volontà della persona offesa, la quale del tutto legittimamente potrebbe ritenersi sempre e comunque insoddisfatta delle attività che sono state compiute dall'autore di reato. Ecco, ci sarebbe un po' da affrontare il tema di come il codice di procedura penale in particolare ha ricostruito il ruolo della persona offesa, che io non ritengo del tutto funzionale, ma è un discorso che ci porterebbe lontano, quindi preferisco chiudere l'intervento e semmai aspettare ulteriori sollecitazioni. Grazie. Grazie mille, dottor Focardi. Grazie agli stimoli, a partire dal prendersi cura del conflitto. In poi torneremo, chiaramente questi vostri interventi stanno stimolando anche tutta una serie di domande che poi vedremo di affrontare, a cui proverete a rispondere prossimamente. Ora chiuderei con la parte istituzionale, con l'avvocato Lopez. Prego, Gianni Lopez, Foro di Firenze. Si sente? Sì, meno male. Allora, io premetto di essere avvocato e mediatore, evidentemente non ho una veste istituzionale, sono mediatore dal 2002, da molto tempo, secondo l'approccio anglosassone. Io ho studiato con la professoressa Volpini, la Sapienza di Roma, e quindi ho un approccio pragmatico che mi porta a essere anche molto diretto, e lo sarò anche in questo intervento, cercherò di esserlo. E la prima cosa che volevo e che sollevo sempre in ogni ambito in cui si parla di mediazione è la necessità che si riparta con la normazione sul fenomeno mediazione. Sappiamo di tutta una normativa che si è interrotta nel 2019, disegni di legge in questa materia, e con la predisposizione di un articolato anche molto interessante, ma diciamo che si è interrotto e che andrà ripreso. Ovviamente dopo questa situazione di emergenza si dovrà tornare a effettuare anche delle riforme, e una delle riforme più importanti è appunto quella della
definizione appunto della mediazione, non accontentandosi di quelle che sono dei semplici termini, una terminologia semplice, si ricorre alla mediazione ma svuotata, senza il contenuto praticamente di che cosa sia la mediazione, chi la può fare, le modalità con cui vengono fatte. E questo è un riferimento anche alla normativa in ambito minorile, dove vediamo appunto questi riferimenti che sono appunto un termine generico che ricorre appunto all'articolo 28 piuttosto che all'articolo 9 in fase di indagini, ma che appunto è necessario riempire di contenuti. Sarò ancora più pragmatico e rozzo riportando proprio il parere, quello che a un certo punto viviamo noi avvocati sul discorso della mediazione. Quello che noi abbiamo, non ho molta esperienza di mediazione minorile, ce l'ho degli adulti, ma minorile no. Però quello che mi sento di sottolineare e di evidenziare è la classica domanda che poi è centrale dal mio punto di vista. La domanda è: avvocato, ma cosa ci guadagno? Questo sia sulla messa alla prova, sia anche in un'ipotesi di mediazione minorile, mediazione penale minorile. Perché è difficile conciliare la volontarietà, la spontaneità del percorso di mediazione con l'utilità pratica che le persone perseguono e richiedono, quindi con un tornaconto processuale sostanzialmente. Io ho esperienza della difficoltà con cui cerchiamo di avviare percorsi di messa alla prova quando a un certo punto ci accorgiamo ictu oculi della responsabilità e quindi vogliamo evitare danni, conseguenze peggiori ai nostri assistiti, e ci troviamo anche in grossa difficoltà. Io ricordo in particolare una situazione di un minore che a un certo punto fece fatica per farlo addivenire a un percorso di messa alla prova. La mattina in cui si doveva definire, il ragazzo cambia idea, il genitore, perché spesso poi il genitore sostiene a spada tratta il minore, e praticamente fu rigettata questa proposta che avevo fatto la mattina stessa. Seguì un confronto drammatico, perché era un fatto anche molto grave, una rapina molto brutta nei confronti di una signora, e diciamo che lì avvenne l'incontro fra reo e vittima peggiore che abbia mai visto in vita mia, perché la signora riconobbe fin dalla porticina, diciamo, della stanza del Tribunale per i minorenni, fin dal fondo riconobbe questo ragazzo, lo indicò, lo additò, il ragazzo cercava di in tutte le maniere di negare. La signora invece era molto molto arrabbiata e avvenne quello che a un certo punto non doveva avvenire, proprio questo confronto veramente brutale, direi, al termine del... Anzi, successivamente, fortunatamente, il presidente mi dette modo di parlare poi brevemente con il genitore e con il ragazzo, e poi cercammo insomma di riparare i danni. Quindi il problema fondamentale secondo me è proprio questo discorso di come avviare un percorso di mediazione nell'ambito minorile soprattutto. Non aiuta nel nostro sistema la procedibilità di molti reati, di procedibilità d'ufficio piuttosto che a querela, perché uno dei motivi che pragmaticamente potremmo proporre al genitore e al minore coinvolto potrebbe essere quello di arrivare a una rimessione di querela. Ho notato con grande interesse l'intervento del dottor Focardi e mettere in evidenza come il terreno di elezione sia piuttosto l'articolo 27 che l'articolo 28, come tradizionalmente si riconduce proprio al percorso di mediazione, e sono sostanzialmente d'accordo con lui. Comunque dobbiamo trovare delle linee, diciamo, per inserire appunto questo percorso proprio dei percorsi, diciamo, procedurali per poter arrivare a questo percorso di mediazione. Occorre stare attenti, tuttavia, anche ai percorsi di messa alla prova e anche di mediazione, perché devono essere, forse alle volte c'è troppa superficialità nell'addivenire magari a un percorso di messa alla prova. Questi percorsi, messa alla prova e anche mediazione, devono essere eseguiti solo se il minore sia ictu oculi colpevole. Noi abbiamo lì il principio dell'identità negativa di Erickson che sta davanti a noi e che a un certo punto ci deve consigliare sempre molta prudenza, perché
quando il ragazzo appunto viene considerato colpevole, si può strutturare in lui questa connotazione negativa, cioè l'applicazione di un termine di deviante da cui non potrebbe non liberarsi più. Dobbiamo superare anche due pregiudizi che sono stati nei precedenti interventi delineati, cioè il pregiudizio che riguardano sia il magistrato sia l'avvocato, cioè che la mediazione per il magistrato, e questo l'ho constatato un po' per quanto riguarda la mediazione penale davanti al giudice di pace, che la mediazione sia un modo per non fare vera giustizia, perché la giustizia è strutturata sulla punizione. E per l'avvocato ha idem, ma anche il fatto che rimanda la palla alle parti, meglio alle persone, comprimendo un ruolo e il prestigio del difensore. Quindi dovremo superare, dobbiamo superare, siamo chiamati a superare tutti questi pregiudizi, tutti questi ostacoli, anche di natura psicologica, emotiva, per arrivare, per impostare proprio i presupposti perché si possa inserire un percorso di mediazione penale, minorile, veramente efficace. Grazie. Grazie, Avvocato Lopez. Allora, intanto ringrazio tutti gli interventi finora che ci permettono di essere abbastanza nei tempi. Ci mancano ancora tre relatori e iniziamo ad avere alcune domande. Ora, io proporrei una cosa un po', diciamo, rituale, nel senso di provare a rispondere sia alle domande, sia agli stimoli che sono emersi dagli interventi precedenti, dando priorità chiaramente a chi non ha ancora parlato. La prima domanda che abbiamo è breve ma molto significativa, ossia qual è il senso della mediazione per la vittima, cioè l'utilità che ha la mediazione per la vittima. Qualcuno vuole rispondere tra Stefani, Basilio e Passione? Sì, posso rispondere. Grazie, anzitutto ringrazio tutti la partecipazione, sia i relatori che i partecipanti che non vediamo ma che salutiamo calorosamente. E come diceva Fabio, sarà nostra cura riportare gli interventi di oggi, dei prossimi giorni, ma anche dei seminari che abbiamo fatto in presenza in una pubblicazione che appunto poi chiaramente sarà nostra cura anche diffondere. Gli stimoli sono stati veramente tantissimi, come sempre, quindi questi incontri sono veramente un arricchimento, non lo dico per diciamo in maniera banale. Anche qui sarà nostra cura proseguire questi incontri, nel senso anche oltre tre di questa settimana vorremmo farli magari con una cadenza mensile o comunque al massimo una volta nel mese, quindi anche di questo comunicheremo sia ai partecipanti che chiaramente ai relatori. Fra i tantissimi, allora, rispondendo alla domanda appunto quale può essere il ruolo della mediazione per la vittima, a cui ha già risposto i relatori precedenti, Grazia Mannozzi ha in particolare parlato in maniera chiaramente approfondita di questo tema. Io l'unica cosa che mi sento di dire, appunto siamo qui a proporre stimoli per la vittima. Sicuramente, ecco, dobbiamo considerare che esiste appunto la direttiva 29/2012 che ha dato sia al mondo della mediazione che anche appunto all'atteggiamento, anche allo sguardo nei confronti della vittima, uno sguardo diciamo molto di innovazione sia dal punto di vista culturale che di approccio complessivo. E in sintesi, ecco, mi viene da dire, la vittima, proprio sintetizzando al massimo, non viene più considerata anche la vittima più vulnerabile, diciamo viene fatta una valutazione che è soggettiva, cioè nel senso non c'è una vulnerabilità a prescindere, cioè in base a quel tipo di reato c'è quel tipo di vulnerabilità, ma quello che dice la direttiva è valutiamo caso per caso, pur considerando chiaramente che ci sono dei reati che hanno e delle vittime che hanno delle esigenze chiaramente di attenzione, di protezione particolare. Questo per ricollegarmi a dire, cioè la mediazione all'interno di un percorso soggettivo per la vittima,
che quindi la va a proporre, appunto, va a proporre un percorso di cura che va in qualche modo a farle abbandonare il prima possibile lo stato di vittima, e quindi è una persona che non è chiusa nel suo un'identità, diciamo, di vittima, ma è appunto una persona. La mediazione può andare a diciamo, muovere insieme a altri tipi di interventi sicuramente appunto all'interno di questo percorso di cura può creare, diciamo, questo movimento, diciamo così, a livello emotivo fondamentale per poi fargli fare, appunto, il suo percorso in base alle sue esigenze. Sicuramente, lo dico veramente velocemente, poi lascio la parola agli altri, per quanto riguarda, cioè, quindi ogni tipo di reato in cui la vittima è coinvolta, chiaramente ha a che fare con situazioni che possano provocare, indipendentemente anche dalla gravità del reato, diciamo, interruzione di un percorso di vita, un conseguente, in qualche modo, perdito di senso, sensazioni di impotenza, di spavento, eccetera, eccetera. Tutto questo, appunto, un percorso di mediazione, un percorso che va a far vedere il vissuto della persona con cui, da cui è nato il fatto, da cui si è creato il fatto reato, può andare a, qui ci vorrebbe chiaramente il supporto di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, diciamo, per quello che posso dire io, può andare, anche appunto avuto a confronto con colleghi psicoterapeuti, può andare sicuramente a lavorare per eliminare, diciamo, un'idea astrata dell'altro, quasi una pulsione all'annullamento. Questo, e questo permette a, appunto, alla vittima di, insieme, appunto, altri strumenti, di riprendere un proprio cammino, appunto, e di in qualche modo andare un po' a sbloccare determinate sue, magari, blocchi interiori, ecco, detto in maniera molto, molto veloce. Benissimo, grazie. Grazie per l'intervento, grazie per la risposta alla domanda. Ora però abbiamo una domanda sulla domanda, quindi una specie di metadomanda, una risposta alla risposta. Prego, dottor Focardi. Sì, brevemente su questo punto. Dicevo, l'utilità per la persona offesa della mediazione in ambito penale è massima, è veramente massima. Perché voi considerate che una persona offesa che fa querela rischia di non sapere mai più nulla di che cosa è stato di questo processo. Perché le arriverà eventualmente la citazione come persona offesa per l'udienza preliminare, ma è scritto e specificato che non è necessario che intervenga. Poi non le viene notificata la sentenza, seppure c'è. Rischia di sapere l'esito del suo procedimento quando verrà chiamata magari a testimoniare in un'ipotesi, diciamo, che nel diritto minorile è tutto sommato secondaria, per venire a testimoniare al dibattimento a distanza di 2, 3, 4 anni dai fatti. Invece la mediazione riconduce la persona offesa proprio riconoscendole in prima battuta la qualità di persona offesa del reato. Cioè c'è qualcuno che, indipendentemente dalla punizione del reo, dice alla persona offesa: tu hai subito un torto, questa è la persona che te l'ha cagionato. E diciamo così, le mie perplessità, e chiudo, relative proprio all'inquadramento della persona offesa nel codice di procedura penale, nonostante tutte le interpolazioni che ci sono state, cioè deve essere avvisata della scarcerazione dell'autore del reato, prevede tutta una serie di cose, ma è comunque degli interventi che sono mediati dal pubblico ministero e hanno un'ottica esclusivamente punitiva, come se la soddisfazione della persona offesa venisse solo da una pena che deve essere draconiana, che deve essere rigorosa, che deve essere immediata. Molto spesso non è questo quello che vuole la persona offesa. Quindi noi rischiamo di far coincidere le supposto interesse per la persona offesa con l'interesse alla punizione del reato. La mediazione riconduce tutto questo
in un ambito penale perché si inserisce in questo ambito, ma esorbita dalla rigorosa e unica punizione del reo, proprio per riconoscere al reo la qualità di autore del reato e alla persona offesa il ruolo di vittima. Scusate se dell'intervento. Grazie mille. Direi a questo punto, parola chiave, riconoscimento. A questo punto vi suggerisco di mandare le domande all'host via chat, non tramite microfono. Vi sottopongo la seconda domanda. Quanto incide la famiglia sulla devianza minorile e come reagiscono i ragazzi al coinvolgimento dei genitori nei loro percorsi riabilitativi? Chiederei di rispondere in prima battuta all'avvocato Basilio o all'avvocato Passione. Prego. Allora, no, io in realtà volevo portare su questo tema e quindi passo praticamente la parola da Anna Mendolea, che credo insomma abbia spesso il punto nel suo lavoro, ha spesso a contatto con le famiglie e che dove è stato che non sempre in realtà, ma anzi forse a volte mancano proprio dietro le ragazze, quindi su questa cosa sicuramente rispondeva lei. L'unica cosa che posso dire è che quanto riguarda i percorsi di mediazione hanno un peso purtroppo non sempre positivo, nel senso che i genitori sono ovviamente molto protettivi nei confronti dei figli. A volte, come diceva prima il dottor Focardi, non li hanno responsabilizzati, non sono stati responsabili, non vengono considerati dei soggetti responsabili e capaci di certe azioni. E quindi anche durante il percorso di mediazione in qualche modo c'è la tendenza a proteggere, non si rendono conto che il ragazzo invece è perfettamente in grado di affrontare da solo, di sostenere un percorso di questo tipo. Quindi sono iperprotettivi, rischiano di fare molto, diciamo, di avere un effetto contrario, no? Quindi mentre il ragazzo a volte ha voglia di incontrare l'altro, ha voglia di seguire, di affrontare questo percorso, vengono frenati spesso dai genitori, come sappiamo, essendo minori, senza il consenso dei genitori non lo possiamo fare questo tipo di percorso, e quindi effettivamente diciamo che abbiamo incontrato nella nostra esperienza, diciamo, freni da parte dei genitori. Concludo passando la parola ad Anna, la stessa cosa devo dire, visto che ci sono i due avvocati, quindi mi tiro subito in ballo uno, spesso abbiamo avuto la stessa cosa da parte degli avvocati, che diciamo così, guardano soltanto quello che può essere il beneficio, la fase processuale, se siamo in indagini preliminari, aspettiamo di vedere come si conclude per, e quindi non capendo che, insomma, che la mediazione niente toglie a quello che può essere l'andamento del processo penale, ma in qualche modo è quello che diceva prima la dottoressa Mannozzi, si occupa proprio del lato del risvolto emozionale del reato, e che quindi appunto ben si insomma niente toglie, può essere fatto in qualsiasi fase. Ecco, ma detto questo, volevo sentire anch'io, Anna, quanto incide la famiglia sulla devianza. Grazie. Dottoressa Mendolea, se la sente di intervenire, prego. Sì, certo. Allora, concordo con quello che ha detto Laura rispetto appunto alle cose che ha detto rispetto alla mediazione. Allora, innanzitutto la famiglia non c'è un'influenza specifica se il figlio o la figlia commettono dei reati, nel senso che spesso e volentieri capitano degli eventi rispetto ai quali i genitori non sono preparati. La maggior parte delle famiglie che noi incontriamo non sono, ecco, tutte famiglie con nuclei disgregati o con problematiche specifiche, a meno che non siano, in certe situazioni abbiamo delle difficoltà di disagio relazionale, di disagio economico. La maggior parte delle persone, dei ragazzi che noi prendiamo in carico sono italiani, non stranieri, anche se una quota parte ovviamente gli stranieri, ma è certamente in proporzione al numero di residenti. Comunque noi la nostra principale
i ragazzi sono soprattutto italiani, e quindi i genitori spesso non hanno appunto questo tipo di influenza rispetto alla carriera, fra virgolette, deviante. Chiaramente ci sono le eccezioni di quei ragazzi che hanno alle loro spalle dei genitori con precedenti penali, ma questi sono veramente pochi. La famiglia però ha un coinvolgimento e può avere un coinvolgimento importante nel percorso penale, no, dei ragazzi, e dal nostro punto di vista noi li coinvolgiamo sempre, e tant'è vero che delle volte succede che nel progetto di messa alla prova, la messa alla prova è per i genitori quasi e non esclusivamente per i ragazzi. Vi faccio un esempio legato a questa fase di emergenza. Noi abbiamo continuato a lavorare, smart working ovviamente perché non è possibile in presenza, ma noi abbiamo realizzato i gruppi di educazione alla legalità online con i ragazzi e le famiglie, con il consenso dei genitori, partendo ovviamente dalla ricerca iniziale dei contatti con i ragazzi, chiedendo le mail, la possibilità delle chat, Skype, eccetera. E quindi i genitori si sono, in questa situazione, hanno percepito il nostro supporto in questo periodo. Non abbiamo, fra virgolette, abbandonato i ragazzi nei percorsi, nei loro percorsi di messa alla prova. Abbiamo realizzato quella che noi abbiamo chiamato la cassetta per l'emergenza, all'interno della quale abbiamo inserito tutta una serie di documenti, di materiali rispetto ai quali l'operatore, il funzionario di servizio sociale, mano a mano ha attinto per realizzare l'incontro con i ragazzi. Si parte dalla visione di cortometraggi discussi tutti insieme, e quindi documenti di altro genere, e comunque le famiglie sono state coinvolte. E poi rispetto appunto alle famiglie, anche il gruppo di cui parlavo prima, dell'esperienza che raccontavo prima, un'esperienza che ha avuto una diffusione su più territori, Firenze, Livorno, Pisa, l'esperienza più grossa e più a lungo termine è stata quella su Livorno, dove abbiamo terminato i gruppi per mancanza di personale, diciamo così, che poteva condurre questi gruppi, perché abbiamo avuto anche la formazione specifica. E questi gruppi hanno avuto i genitori stessi, per dirvi la soddisfazione quando le famiglie sono coinvolte, è stato: e ora noi, voi, ora finiscono i gruppi, noi cosa facciamo? Quindi, cioè, i genitori, laddove vengono coinvolti, ovviamente ci sono sempre le eccezioni, ma danno il loro contributo, e il loro contributo certamente è fondamentale. Siano coppie genitoriali o famiglie con un nucleo, con un genitore. Grazie mille anche per questo approfondimento, e risponde in parte anche ad alcune domande che ci sono state fatte sul coinvolgimento dei genitori, in particolare questo dei gruppi di educazione alla legalità online. Faccio un'altra domanda, forse l'ultima, ma è molto articolata. Quali sono le difficoltà maggiori a far intraprendere un percorso di giustizia riparativa ai minori vittime di reato, e quali sono le difficoltà maggiori per i minori autori di reato? Avvocato Passione, se se la sente, prego. Buongiorno a tutti, ci provo. In realtà io mi ero segnato una serie di suggestioni che ho raccolto nel corso degli interventi che mi hanno preceduto, ma il tempo è poco, io credo di dover intervenire in uno dei prossimi incontri, magari provo a svilupparli in quel contesto. Io non sono un esperto di, diciamo così, diritto minorile, per quanto poi singolarmente, come sa Filippo Focardi, fra qualche giorno mi troverò in Corte Costituzionale a parlare con questo strumento orrendo ai giudici della Corte di una vicenda che invece riguarda l'ordinamento minorile e in particolare la impossibilità di fare la messa alla prova in fase di indagini. Quindi io credo che, fatta questa premessa, posso fare una valutazione assolutamente slegata da dati esperienziali. Per gli autori di reato o i supposti tali, ricordava Filippo Focardi,
diciamo, rivolgendosi in particolare agli avvocati, l'importanza dei tempi e dei termini di fase, direi in tutti i plessi ordinamentali in cui ci si muove, quello minorile e quello per adulti. Osservo che proprio nella vicenda di cui mi sono occupato e mi sto occupando, quei termini sono, cioè, non parlo tanto di termini di fase, mi riferisco al tempo, è stata una variabile assolutamente significativa, nel senso che intanto la persona che io assisto adesso ha quasi 20 anni, il fatto ovviamente l'ha commesso da minorenne, e proprio per in ragione di una diciamo asistematicità, una asimmetria del sistema, non è consentito in fase minorile di fare quello che è consentito nella fase per adulti, il che mi pare bizzarro, stante l'interesse primario dei minori a poter compiere quel tipo di percorso. Risparmio i tecnicismi, magari ne parliamo la prossima volta. Quindi io penso che per l'autore di reato, soprattutto nella fase minorile, diciamo nella giustizia minorile, sia fondamentale come dire, poter ottenere un sostegno in questo percorso, laddove evidentemente, date le condizioni che accompagnano la mediazione penale, che è un mezzo, attenzione, kantianamente ricordava il professor Lodigiani, la differenza fra il mezzo e il fine, evidentemente la mediazione non è fine a se stessa, è un mezzo per dar luogo poi a percorsi di altro tipo, segnatamente le giustizie riparative. Che contraddistingue, lo dice l'articolo 12, lettera A, capo 3 della direttiva 29, quei percorsi solo se nell'interesse della vittima, cosa un po' diversa se li guardiamo in un'accezione più ampia, più laica, nella fase per adulti o nella fase per minori. Però, diciamo, io ovviamente sarei per valorizzare moltissimo ogni opportunità guardando la prospettiva dell'autore di reato, guardando la prospettiva della vittima. Io credo che voi, per le peculiarità della giustizia minorile, che non consente, come noto, a una vittima di costituirsi parte civile, per esempio, non che quello sia il primario interesse, tutt'altro nell'ottica che ci interessa, scusate il gioco di parole, ma diciamo che la presenza della persona offesa o della vittima nella giustizia minorile è molto da costruire. Io, non essendo un esperto di giustizia minorile, non so dire chi la faccia bene e chi la faccia male. Dico solo che il sistema ruota molto più attorno, come è ovvio e come è giusto che sia, all'autore di reato piuttosto che alla vittima. Credo invece che sia fondamentale, come sa bene Grazia al tavolo 13 degli Stati Generali, quando abbiamo lavorato su questo tema, e ancorché la delega del Parlamento restringesse l'ambito di azione alla fase dell'esecuzione penale e non alla fase della cognizione, noi ci eravamo concentrati a dire che la giustizia riparativa dovrebbe trovare espressione senza preclusioni per tipi d'autore o per tipi di reato. Io credo che in quella fase, per la vittima, cioè espandendola senza preclusioni, per la vittima sia massima la possibilità di trovare un ascolto non strumentale, perché spesso arriva a cose, diciamo, a vicende penali esaurite. E certo che diventa molto complicato per una persona che ha subito magari un danno gravissimo mettersi accanto al suo autore di reato, o magari in un contesto di mediazione fra vittime specifiche e autori di reato, perché vuol dire recuperare, in qualche modo riaprire una ferita che il tempo potrebbe aver sanato, ma forse, e qui ovviamente molto sta alla capacità del mediatore, riuscire a ricucire quello strappo non solo per effetto del tempo trascorso, ma anche per effetto della, come dire, del supporto che può davvero aiutare in un percorso di riparazione. Mi rendo conto e mi scuso di aver fatto sovrapposizioni un po' improprie, ma vedo l'orologio che scorre, 16:13, se dovevamo chiudere alle 16 non c'è tempo, e come abbiamo detto il tempo, la differenza fra Cronos e Kairos è stata ricordata, e credo che non, come dire, non sia consentito strozzare queste riflessioni fatte male, ma in una lancetta che scorre, perché o il tempo è sufficiente oppure è meglio abbozzarla con piccole pillole che raccolgono solo suggestioni. Quindi magari le approfondiamo la prossima volta. Benissimo, Avvocato Passione, grazie mille. Ne approfitto per ricordare appunto che il prossimo appuntamento è giovedì prossimo, 28 maggio,
ore 11:30, la conversazione sarà sempre sulla mediazione vittima-reo, ma dalla prospettiva del rapporto con il sistema penale, prassi e prospettive future. Quindi questo è il nostro prossimo incontro, a cui parteciperanno alcuni dei relatori già presenti oggi, tra cui l'avvocato Passione. Io, dato il tempo, mi trovo costretto a ringraziare tutti. Grazie sia ai relatori che ai partecipanti per gli stimoli e per l'attenzione. Ci sono ancora tutti, non so se li vedete, ma insomma sono rimasti tutti presenti fino alla fine. Grazie ancora e ci vediamo dopodomani.